Alla scuola di polizia di Peschiera del Garda, il Parlamento internazionale della legalità ha diffuso principi e valori che da anni lo contraddistinguono. Niccolò Mannino, presidente del Parlamento internazionale della legalità, ha incontrato i circa 200 futuri poliziotti che stanno frequentando i corsi che li abiliteranno a prestare servizio nelle questure di tutta Italia. Giampaolo Trevisi, direttore della scuola, allievi agenti della Polizia di Stato, ha controfirmato la costituzione del documento che sancisce l'istituzione dell'ambasciata della resilienza in memoria dei poliziotti vittime della violenza. Durante l'incontro è stata ricordata Giuseppa, mamma di Niccolò Mannino, scomparsa recentemente. È un momento molto singolare che noi vogliamo dedicare a tutte le vittime della violenza, non solo di mafia, di camorra, ma a tutti coloro che hanno pagato con la vita un'autentica cultura di riscatto. E quindi dalla scuola di polizia qui di Peschiera del Garda partiamo con un messaggio di gioia, di speranza e di bellezza dove tanti giovani credono, come abbiamo sempre detto, che nessuna notte sarà così lunga da impedire al giorno di ritornare. È stato un incontro bello e i 203 allievi del 223° corso hanno ascoltato con grande emozione. Poi sono quelle testimonianze che secondo me dicono molto di più di tanti libri e tanti codici, e quindi penso che stamattina si siano svegliati rispetto all'incontro di ieri già diversi rispetto al giorno precedente.